sapete un po' qual è la differenza tra l'acqua liquida solida? Ci stiamo avviando alla fase conclusiva della seconda edizione del progetto educazione ambientale CLIC, la scuola cambia il clima, che ha coinvolto 48 classi di 21 scuole dell'area metropolitana torinese per un totale di oltre 1000 bambini. Parliamo di un tema strano che spesso viene tralasciato, è quello dell'acqua virtuale. Cos'è l'acqua virtuale? L'acqua che è connessa alla produzione di un bene, un paio di pantaloni per esempio, perché no? Cioè, per produrre quel paio di pantaloni, in realtà abbiamo dovuto far crescere il cotone, quindi l'abbiamo innaffiato. Parliamo di acqua verde, se l'acqua che usata arriva direttamente dalla pioggia, o parliamo di acqua blu, per esempio, nel caso in cui le riserve idriche naturali non erano sufficienti, abbiamo dovuto costruire un canale per far arrivare l'acqua che ci serviva sul posto di produzione. Tutta quest'acqua che si accumula man mano che procediamo con le fasi di costruzione del nostro bene, di produzione del bene, fanno parte dell'impronta idrica di quel bene. Quindi tutte le volte che io consumo una tazzina di caffè, in realtà non sto soltanto bevendo l'acqua contenuta in quella tazzina di caffè, sto bevendo anche l'acqua collegata alla crescita del caffè e quindi tutto il processo che c'era prima dell'arrivo sulla mia tavola della tazzina di caffè in oggetto. Questo è il tema del progetto, fare scoprire che in realtà quando parliamo di un bene parliamo anche di tutta la produzione collegata a quel bene e spesso quindi a tutta l'acqua associata alla produzione dello stesso bene. Se io ho un pezzo di ghiaccio, le molecole di acqua sono ferme o si può andare liberare? Dopo i laboratori del Museo Acqua Ambiente e ci saranno delle fasi di approfondimento in aula tra gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado e poi un evento finale a fine maggio, inizio giugno nell'ambito del Festival di Cinema Ambiente che coinvolgerà tutti gli studenti, inclusi gli studenti della scuola primaria.